Angelo Moratti avrebbe sempre ricordato quel giorno come il più bello. Non abbiamo dormito per 8 notti ed eravamo tanto felici. A Vienna l'Inter vince la prima Coppa Campioni e lo fa contro lo squadrone dei record, contro il Real Madrid di Gento, Puskas, Di Stefano, che della Coppa con le orecchie aveva già fatto collezione. Era il 27 maggio 1964. Fino a quel giorno esisteva l'Inter. Quel giorno diventò la grande Inter. Gentili telespettatori, eccoci nuovamente al Prater di Vienna per il secondo tempo della finalissima della 9ª edizione della Coppa dei Campioni. L'Inter è andata al riposo con una rete di vantaggio realizzata al 43esimo minuto da Mazzola. Facchetti rimpallo, Puskas traversone, picchi. Poi tira invece Di Stefano e salva con una bella uscita in calcio d'angolo Sarti. L'iniziativa è da qualche minuto del Real Madrid. Il tiro di Felo. Milani, da Mazzola. Rete! Ha raddoppiato Milani. Formidabile, siamo al 15esimo della ripresa, Internazionale 2, Real Madrid 0, ha raddoppiato Milani. Tira Puskas. Segnato, accorciando le distanze, il Real Madrid. Salva picchi, a porta vuota, entra bene Sarti. 20° minuto di gara, Internazionale 2, Real Madrid 1. Milani. Santa Maria. Mazzola. Mazzola. Rete. 3-1. Ha segnato ancora Mazzola. Non è valsa l'esperienza, la lunga esperienza dei madrileni di ben 5 Coppe dei Campioni vinte a contrastare il passo all'Internazionale che stasera sta andando ora a un minuto circa dal termine verso il trionfo nella 9ª edizione della Coppa dei Campioni. Esultano e vanno in tripudio sugli spalti i 30.000 italiani che questa sera si sono portati qui al Prater proveniente dall'Italia, agitano i gagliardetti, gridano il loro osanna alla squadra, al suo presidente Moratti e all'allenatore Eleni Herrera e a tutti i suoi giocatori. Ecco il signor Stoll, ottimo direttore di gara, che consulta ancora e consacra in questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della 9ª edizione della Coppa dei Campioni.